Quando esistono le Olimpiadi, a parte quando non abbiamo mai vinto medaglie d'oro, non era mai successo che gli uomini non andavano a medaglia, non era mai successo che le donne le vincevano tutte. E poi in tre sport diverse, complimenti. Oramai, se voi andate a vedere le Olimpiadi, la rappresentanza numerica è quasi uguale, cioè più o meno siamo tra il 45 e il 50% delle donne. Adesso è subentrato anche un aspetto qualitativo e significativo, perché insomma io mi sento di fare un'affermazione: le medaglie le puoi contare, le puoi pesare, qui possiamo parlarne a lungo, però insomma una donna che nel nostro paese fa lo sport a questi livelli, penso, senza diciamo rischio di essere smentito, qualche problematica in più, qualche difficoltà in più ce lo ha rispetto diciamo agli uomini, per tutta una serie di motivi di gestione, di questioni legate all'attività sportiva post scuola, visto che appunto sappiamo benissimo la realtà all'interno del sistema scolastico, insomma, quindi secondo me è da apprezzare in modo particolare quello che hanno fatto.